Volevo chiedere all'onorevole Cracolici, cambiando argomento, Rigoni o Liverani a centrocampo? Chi preferisce? Ma scusa, c'è Giuse Randazzo a centrocampo? Non capisco questa domanda io, non c'entra Che è meglio sia di Liverani che di Rigoni. E Grazie, lo giudice. facciamo. Mi ha detto da lei, guardi, io mi monto un po' e ci credo per davvero. Che campo è questo? Leve nuove o rimaniamo su Liverani? Ma Liverani rimane un giocatore che può, attraverso la sua esperienza, è un giocatore più statico che certamente. Gioca più per geometrie abbastanza, come dire, schematiche. Rigoni ancora è un ragazzo, che bisogna ancora vederlo all'opera, perché, cioè, diciamo, per essere un centrocampista a cui affidare la costruzione del gioco di una squadra come il Palermo mi sembra ancora un po' prematuro. Abbiamo fortunatamente Bacinovic. Comunque io rimango diciamo un fan di Liverani perché comunque è l'uomo che riesce, anche grazie alla sua esperienza, a fare un passaggio di 30 metri trovando l'uomo, come dire, smarcando l'uomo, ma anche a superare l'avversario. Non ci scordiamo, purtroppo abbiamo perso, ma il rigore che si è procurato qualche settimana fa, credo che fosse all'esordio dopo l'infortunio, cioè è stato veramente un colpo di genio di un giocatore che sa giocare a palla, cioè si è costruito, diciamo, l'occasione da rigore utilizzando e sfruttando l'esperienza, ma soprattutto anche sapendo, come dire, saltare l'avversario e farsi fare fallo. Dopodiché, è certo, ha pure una certa età, è un uomo che comunque gioca con una, probabilmente in casa, Liverani rischia di frenare troppo il gioco in una squadra che ha bisogno di velocità. Il Palermo, questa squadra del Palermo che è fatta di ragazzi, la forza del Palermo è la velocità. La velocità, il gioco, il palleggio di prima, la capacità di smarcarsi, i nostri due cursori laterali. Credo che oggi, diciamo, uno dei problemi che ha il Palermo è che non riusciamo a giocare bene sulle fasce, ancora non abbiamo visto un Palermo, diciamo, a cui siamo abituati, con i Cassani e i Balzaretti che fanno, diciamo, gli stantuffi sulle due fasce, però Liverani rimane un giocatore utile ancora al Palermo. Grazie, onorevole.